Amici di Viaggio in Molise, benvenuti. Siamo al Morrutto, nel centro storico di San Giovanni in Galdo, per raccontarvi dei 60 anni degli Zigzaghini, il gruppo folk della regione Molise più longevo, che non si è mai fermato, ha avuto 60 anni di storia ininterrotta. Sono stati celebrati questi 60 anni con 3 giorni di iniziative, con una mostra internazionale del folklore, ospiti internazionali da Messico, Kenya e Macedonia per diversi giorni qui in paese, una serie di eventi. Stasera c'è stata la presentazione del libro di Marco Messore, che è il responsabile degli Zigzaghini, Fiumicello, che praticamente racconta questi 60 anni di storia di questa formazione. C'è stata una storica reunion di tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo folcloristico. Noi siamo, dicevamo, al Morrutto, qui tra le botteghe storiche molto suggestive di San Giovanni in Galdo. Adesso ascolteremo la voce dei protagonisti di questa serata, della presentazione del libro, di questa reunion degli Zigzaghini. Sindaco, un giorno di festa per San Giovanni, 60 anni degli Zigzaghini, sono un bel traguardo. Che ha rappresentato questo gruppo per questo paese? Come ho detto prima con i miei amici, è una storia importantissima, che non, se non si regge per 60 anni vuol dire che non ci sono valori. In 60 anni i valori o ci sono o spariscono. Credo che il professore Di Donato ha rappresentato una capacità soprattutto di scoprire talenti da noi. Li ha emancipati, li ha fatti crescere. Noi che eravamo praticamente gente abbastanza comune, ci ha portati a livelli veramente enormi. Quindi io lo ringrazio post memoria, perché lui ormai è morto e mi dispiace molto, ma sinceramente se non ci fosse stata questa cosa non sarebbe stata la stessa storia. Poi c'è questa cosa che, insomma, in paese prima o poi tutti hanno fatto parte degli Zigzaghini, quindi siete tutti accomunati. Sì, infatti c'è un legame incredibile, perché poi questa sera si festeggia tutto il paese, perché lui aveva questa capacità, ripeto, di scoprire elementi talentuosi quando noi eravamo inconsapevoli di avere questo talento. Quindi è una capacità quasi magica. E lui che era praticamente preparato, perché una persona che era dedicata proprio all'arte, cioè come se fosse stato designato a questa particolarità. Cioè io da grande farò lo scopritore di talenti per mettere in piedi un gruppo che rappresenterà la storia del folklore. Assessore Gianluca Cefalatti, si festeggiano qui a San Giovanni in Galdo i 60 anni di Zigzaghini. I gruppi folk ci sono in tanti comuni, però questa è una storia particolare, unica. Una storia unica, 60 anni di Zigzaghini che hanno raccolto nel tempo non solo gli elementi di San Giovanni in Galdo, ma davvero gli Zigzaghini sono stati animati da elementi che venivano da tutto il Molise, davvero nel tempo, per cui questa tradizione iniziata dal professor Nicolino Di Donato e raccolta prima dal figlio e poi dal nipote, davvero è un unicum Molise, per cui bravi gli Zigzaghini e la presenza di questo straordinario ed enorme pubblico in termini di numeri rappresenta davvero l'elemento su cui bisogna anche in qualche maniera fondare gli anni seguenti. Straordinaria storia che proseguirà nel tempo grazie a Marco e a coloro i quali San Giovannario o no vorranno far parte di questa enorme famiglia degli Zigzaghini. Si parla tanto di promozione turistica, come attrarre turismo. I gruppi folcloristici sono un bel biglietto, una bella promozione per la nostra regione, però forse rischiano anche di scomparire, vanno anche sostenuti, insomma, soprattutto quelli dei comuni più piccoli.
Sì, purtroppo nel tempo alcuni gruppi sono scomparsi nel Molise, vuoi per l'assenza di ragazze che in qualche maniera hanno animato questi gruppi, vuoi forse anche per delle incapacità, voglio dire, a motivare i ragazzi. Certamente San Giovanni, anche attraverso una serie di progettualità afferenti la comunità di San Giovanni, credo che abbia fatto sì che questo gruppo si rafforzasse nel tempo. Alcuni progetti tu li conosci bene, quali Regalati il Molise, che hanno permesso anche a chi viene da fuori regione di poter in qualche maniera percepire la storia di questi luoghi e avere conoscenza di quello che rappresenta un gruppo folk in termini non solo di tradizioni ma anche in termini di premi così ricevuti nel tempo. Credo sia una cosa straordinariamente bella e su cui basare anche parte dell'accoglienza degli anni a venire. Architetto Franco Valente, lei insomma di solito ci racconta delle storie molto più indietro nel tempo, quelle dei gruppi folcloristici sono storie un po' più recenti, però allo stesso tempo sono molto importanti nella storia del Molise. Ma in effetti il gruppo folcloristico, come ci ha raccontato in maniera straordinaria Marco, nasce in un'epoca precisa, però la nascita significa che c'è un padre, c'è un nonno, c'è un qualche cosa che parte molto da lontano. San Giovanni in Galdo ha questa caratteristica di essere un centro in cui la storia si riesce ancora a vivere, si riesce a vivere attraverso piccoli particolari, lo stemma di Benedetto XIII qui alle mie spalle, la chiesa di San Giovanni in Wald, cioè una chiesa longobarda che era all'interno di un bosco che poi diventa il punto di riferimento di un paese. Quindi sono tutti elementi che vengono raccolti dalla comunità e diventano poi nel caso specifico l'elemento propulsore del gruppo dei zigzaghini. Questo gruppo è rimasto in attività per 60 anni, anche questa è una cosa rara. Non c'è il rischio che queste realtà prima o poi insomma, rischiano di insomma, finire? Il rischio è sempre forte, soprattutto, e stasera è stato ribadito, perché siamo di fronte a uno spopolamento. Purtroppo i giovani sono i primi a fuggire da questa regione che diventa sempre più vecchia, però io sono tra quelli che credono nell'ottimismo, cioè esistono poi anche delle capacità di reagire e in questo momento pare che vi siano grandi occasioni, soprattutto con la rivitalizzazione dei trattori. Io sono personalmente impegnato insieme al mio studio a riprogettare, qua stiamo parlando di assi che coprono 400 chilometri di tracciato e che vedono impegnati nei paesi in una sorta di rinascita e questo è un'occasione irripetibile. Se noi perdiamo questa occasione significa che non diamo nessuna speranza alle future generazioni e rischieremo quelle cose di cui hai parlato, che potrebbe essere il declino definitivo di questa regione. Noi rischiamo fra qualche anno di arrivare a 200.000 abitanti, anche di meno. E l'obiettivo è quello di creare un interesse a tornare o a venire nella nostra regione. Lei diceva prima che gli eroi sono quelli che rimangono, non quelli che se ne vanno. Spesso io faccio delle battute, i monumenti non li dobbiamo fare a quelli che sono andati via, ma a quelli che hanno il coraggio di rimanere. E chi ha il coraggio di rimanere nel Molise deve essere assolutamente premiato. Siamo con Rocco Barrasso, ci racconta come sono stati i primi anni di vita degli zigzaghini? I primi anni di vita, diciamo i primi istanti, sono nati così per caso. Nicolino è tornato da poco, lui è stato in America, quindi tornato da poco qui a San Giovanni,
Aveva un chiodo fisso, cioè quello di ricostituire il gruppo storico nato negli anni 30 con la festa dell'uva, e noi eravamo ragazzini, continuamente lui ci spronava, dice dobbiamo riprendere quella tradizione, dovete aiutarmi, si fidava di noi, di me e di altri miei amici e compagni, che eravamo un po' il nucleo che poi l'ha supportato nel tempo. La prima esibizione quale fu? La prima esibizione fu a settembre del 1965, cioè 2 anni dopo che è nata l'idea di fare questo gruppo, e fu in piazza qui a San Giovanni in occasione della festa dell'uva. È passato tanto tempo, adesso che effetto le fa stare qui stasera, insomma, festeggiare i 60 anni? È un effetto bellissimo, e diciamo che questa mattina ci siamo ritrovati in tanti vecchi zigzaghini e sembrava che il tempo si fosse fermato. Sì. Siamo stati lì a rinnovare gli episodi, alcuni li ha citato Marco nella presentazione del libro, e abbiamo fatto un bel po' di risate. Siamo...